Allora, ho deciso di provare questo Vivadox che manda le box, ecco, su abbonamento per provarlo per voi e vedere un attimo come sono. Bene, loro sono incuriositi. Ciao Leo, ciao Murphy. Adesso vediamo cosa c'è dentro. Allora, la scatola è questa, me l'aspettavo un po' più grande, essendo che ho ordinato il formato per taglie medie ed è già bucata, tra l'altro. Quindi spero non sia manomessa in altro modo. Dove cacchio si apre? Sì, Leo, c'è qualcosa dentro per voi. Vieni a vedere anche tu, Miku. Voilà. 100.000 sigilli. Beh, si presenta abbastanza bene, a parte il buco nella scatola. Ok, cosa abbiamo qua? Che è sta roba? Serve un bugiardino su come si preparano dei drink per i cani, penso, scommetto, suppongo. Questo cos'è? Allora, penso si riferisca a questi drink fresh fruit smoothie. Comunque, qua fa vedere, mi sa, tutti i prodotti che arrivano. Sì, dovrebbero essere questi che sono arrivati, se non sbaglio, in diversa lingua. Boh, da parte. Allora, cosa abbiamo qua? Un gioco. Ok. Ah, eccolo il famoso drink, una polverina, cioè, boh, non so quanto sia adatto ai cani, cioè, non me lo berrei neanche io, ma vabbè. Allora, poi, cos'è questo? Ice ball, una palla refrigerante un po' fuori stagione, che ormai va al freddo, ma non importa, poi vediamo come funziona. Poi, salmone con patè. Una scatoletta e dei chicken, dei bastoncini di pollo. Beh, ragazzi, è veramente poca roba. Cioè, se questa roba qua, questa era la prima scatola, quindi l'ho pagata, mi pare 5,50 euro, una roba del genere, e ci sta. Ma se è questa la roba che arriva per i 13 euro e qualcosa, se non sbaglio, dell'abbonamento mensile, Leo, per favore, è un po' pochino. Cioè, sembra roba di qualità, va bene, però, cioè, fanno vedere delle mega box nella pubblicità, poi invece, boh, vabbè, comunque, questo è quanto. Mo' vedo di capire un attimo questa cagata qua. Una polverina. Vabbè, comunque. Ok. Questo Vivadox. Provato. Ciao.